Gli operatori ti indicano poi cosa fare in base a quello che tu gli racconti. Allora, gli operatori che ricevono la chiamata sono tutti infermieri, certo, con specializzazione in questa attività, per cui sono in grado di dare, noi le chiamiamo in gergo le IPA, istruzioni pre-arrivo, ovvero sia già telefonicamente forniscono, laddove ce ne sia bisogno, all'utente che chiama o chi ha chiamato in presenza dell'infortunato che cosa deve fare, o meglio ancora che cosa non deve fare, perché più spesso c'è da non fare, certo, piuttosto meglio. La sindrome, cioè l'insieme di sintomi, quello che può capitare più grave di tutti, perché il cuore fermo, niente sangue al cervello, cervello non ossigenato, se passano più di 3-5 minuti il cervello è irrimediabilmente perso. Emergenza sanitaria, buongiorno. Tipo il femore, una roba del genere. Non va benissimo. È difficile aspettare magari 20 minuti senza fare niente, è difficile anche da parte di quelli che sono intorno, certo, no? Non respira, sta lì e cerco di farlo respirare meglio, però... Lo sta muovendo l'arto in questo momento? Che qualcuno con me... Va bene, senza mobilizzare eccessivamente l'arto. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Ti sei fatto male? No, ancora no, però capita, a te è capitato. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, talk numero, non lo so. No, talk special oggi. Ah beh, talk special. Oggi talk special. Tanta roba. Anche a te è capitato, però. Beh, parecchie volte prima. Oddio, non a quei livelli lì, però, insomma, capita. Capita, si parla di, purtroppo, di infortuni. Gli infortuni e come trattare gli infortuni. Ci è venuto in mente di cercare di capire un po' quello che bisognerebbe fare nell'immediato e poi anche come reagiscono, no? I vari organi, no? Che vengono presi in considerazione quando uno si fa male in montagna. Siccome capita spesso, soprattutto d'estate, quando c'è tanta gente, ci è venuto in mente di invitare un paio di personaggi importanti. Ovviamente abbiamo dovuto chiamare degli esperti, perché mai come in questa materia bisogna andarci con le mani delicate, prenderle con le pinze e non parlare se non si sanno le cose. Esatto. E se ci pensate, però effettivamente è un video molto utile, perché l'endurista o chi va in mountain bike, insomma, e si fa male è una cosa, uno, purtroppo frequente. Scusa, ti interrompo un attimo, è proprio a 360 gradi di chi usa la montagna, no? Sì, esatto. Chi va a trekking, chi arrampica. È vero questo. Qualsiasi cosa, quindi parliamo un po' meno di bici oggi, ma sì, certo, un po' più. Sport estremi, comunque capita di farsi male e purtroppo per noi, nei nostri posti, se capita di farci male, capita anche che non c'è campo, capita anche che siamo isolati e... Passatempo. Però appunto volevamo fare luce su queste problematiche che sono effettive, sono importanti. Sì. Bene, vediamo cosa ci dicono gli esperti, va? Facciamoli parlare, va? Affrontiamo un po' quello che succede se ci troviamo un po' nei casini. Quindi noi andiamo in bici, belli tranquilli, sappiamo dove andiamo in montagna, terreni scoscesi, boschi, alberi, può succedere di tutto. E quando succede il patatrac, che caschi, vedi che non riesci a muoverti o senti la botta bella grossa, di solito si chiama il 118, ma tu giustamente mi dicevi che... Sono due anni, il 15 febbraio, esattamente il secondo anno, che nella regione Marche e Umbria è stato attivato il 112. Okay, quindi è il numero unico nazionale europeo per le emergenze. Quindi il 112 praticamente assembla e richiama tutte le chiamate d'emergenza, siano esse quelle dell'ex 118 sanitario, 115 vigili del fuoco, 113, 112 polizia di Stato. Okay, quindi lì si fa già una prima scrematura, no? Sì, il 112 ha due compiti specifici, quello di registrare la chiamata a livello europeo e il secondo la localizzazione dell'evento. Emergenza sanitaria, buongiorno. Buongiorno, ho avuto un infortunio, posso... Sì, mi dica tutto. Niente, ero in bicicletta, sono caduto e ho sbattuto la parte destra della gamba, non riesco più a muoverla. Va bene. Tra il ginocchio e l'anca. Da dove mi chiama? Allora, sono a Pintura di Bolognola. Pintura di Bolognola. Va bene, sta sulla sede stradale o è fuori? Siamo vicino alla sede stradale, praticamente a qualche metro, sì. Va benissimo, l'ho geolocalizzata, perfetto. Okay. Riesco a vedere tramite il mio cartografico dove sta. Quindi rispetto a quando c'era il vecchio 118, da un lato... Che comunque funziona ancora. Il 118 rimane come componente sanitaria, però il numero unico, anche se...
normalmente parliamo di 118, è stato soppresso perché è assorbito dal 112. C'è da fare una specifica: non tutte le regioni d'Italia ancora si sono dotate del 112, per cui nella regione Marche e nella regione Umbria il 112 è attivo, per esempio a confine la regione Abruzzo ancora non l'ha attivato. Ciò nonostante i numeri unici vanno da sé, per cui anche chi dovesse compilare il vecchio 118 va al 112 o viceversa. Ok, quindi la prima cosa da fare è chiamare il numero unico 112, giusto? Sì, corretto, è la prima cosa da fare. E ancor prima, quello che voi avete sempre consigliato come tipo di sport, quello di cercare di andare mai da soli in montagna, almeno in due o meglio ancora più di due, perché poi lì dipende la capacità di attivare correttamente l'emergenza, come diceva il dottor Zamponi, e seguire poi tutta la fase di gestione che la centrale operativa suggerisce, stando proprio al cellulare, al telefono. Perché poi giustamente gli operatori ti indicano poi cosa fare in base a quello che tu gli racconti. Allora, gli operatori che ricevono una chiamata passata dal 112 al 118, certo, sono tutti infermieri, certo, con specializzazione in questa attività, per cui sono in grado di dare, noi le chiamiamo in gergo le IPA, istruzioni pre-arrivo, ovvero sia già telefonicamente forniscono, laddove ce ne sia bisogno, all'utente che chiama o chi ha chiamato in presenza dell'infortunato, che cosa deve fare, o meglio ancora che cosa non deve fare, perché più spesso c'è da non fare. Certo, meglio. Sandra Cossa, è accessibile su ruote questo posto oppure no? Sì, si arriva tranquillamente. Va bene, quasi finito il giro. Perfetto, c'è un punto di riferimento vicino a lei? Sì, proprio Pintura di Bolognola, lo spiazzale, lo Zettaccialelli. Va benissimo. Ha battuto solo l'arto inferiore o qualche altra parte del corpo? No, mi sono accasciato proprio sulla, tipo il femore, una roba del genere. Non va benissimo. Ho battuto sulla testa, quindi sono scoperto. Quindi si ricorda tutto l'accaduto? Sì. Lo sta muovendo l'arto in questo momento? Non riesco perché mi non fa riesco. Male. Va bene. Muovo tutto il resto, ma va bene. Stia tranquillo, adesso le mando i soccorsi. Guarda, l'unica cosa che le chiedo, magari nel frattempo che arrivo i soccorsi, di liberare l'arto senza avere una mobilizzazione importante. Ok? Ok. Si tolga subito gli scarponi o gli scarpini, quello che ha indosso. Sì. E arriviamo. Mi faccio aiutare, c'è sì, anche qualcuno con me, magari. Va bene, senza mobilizzare eccessivamente l'arto. Ha ferite? C'è sangue? No. Va benissimo. C'è neanche ematoma per il momento. Perfetto, quindi una volta liberato l'arto adesso le mando subito i soccorsi, d'accordo? Come si chiama lei? Benissimo, arriviamo. Ok. Salve. Scusami, mi fai partire l'infermieristica da Passo Sant'Angelo con infortunio in montagna? Gli mando direttamente la geolocalizzazione sul cellulare se hai difficoltà, ok? Quindi già ti aiutano nell'attesa, giusto? Sì, ok. E come interviene? Metti che, cioè, capita spesso di andare in montagna su dei, chiamiamoli canaloni, no? In mezzo sui sentieri, noi con le biciclette facendo un po' più discesa, no? La parte attiva è la discesa e è anche quella più pericolosa. Se io sono in un posto dove non c'è campo, lì devo trovare velocemente un posto dove prendere, giusto, il telefono. Sì, questo è il limite delle zone impervie o estreme, tra virgolette. Esatto. Se però ho campo, chiamo, come faccio a spiegarvi dove sono? Che anche lì è difficile. Allora, questa è una domanda estremamente interessante, perché diciamo noi negli interventi in città siamo facilitati, perché l'utente ci dà una via, c'è un numero civico, un riferimento, un palazzo, un negozio, qualsiasi cosa. Ovvio, in ambiente aperto, in estrema di montagna, questi riferimenti sono più rari o addirittura inesistenti, ancor peggio perché i nostri operatori non sempre conoscono l'ambiente montano, per cui anche se uno mi dice sì, vedo la cima della montagna, sì, ma non riesce a identificarla. Che montagna è, certo. Oggi come oggi, e qui richiamo grazie al 112, i nostri cittadini, parlo di cittadini perché questo si può avvalere tutti i cittadini dell'Italia, possono avvalersi di un'applicazione. Questa applicazione è gratuita, si chiama Where Are You 112, è messa a disposizione dalla regione Lombardia, Reo Lombardia, è un'applicazione che si può scaricare sui nostri cellulari, attraverso la quale... Sì, ci vuole un secondo, l'ho fatto anch'io mentre parlavo con lui, un secondo proprio. Attraverso la quale l'utente, una volta scaricata l'applicazione e registrato, sì, questo è l'unico passaggio necessario, al momento del bisogno è sufficiente che pigi un bottone e può attivare i soccorsi. Qual è la specificità di questa applicazione? Che rispetto a WhatsApp, alle celle telefoniche e via dicendo, è estremamente puntuale, al metro.
cosa che altrimenti sulle celle, se lavorassimo con la localizzazione fatta dai carabinieri con le celle telefoniche, noi abbiamo un margine di 300 metri in città dove le celle sono più fitte, ma capite bene, in 300 metri di diametro quanti appartamenti, certo, ci possono essere e su quanti livelli possono stare, e addirittura 3 km di diametro in montagna, per cui 3 km in montagna la localizzazione è utile, ma rischiamo che ci fa perdere un mare di tempo. Invece attraverso questa applicazione Where Are You è estremamente puntuale e precisa, per cui senza alcuna ricerca va in automatico il passaggio delle informazioni alla 112. Questa è una cosa molto utile, perché sì, comunque... poi ci sono anche applicazioni per non udenti o sordomuti, per cui tra virgolette, e oltre questo, se il chiamante fosse un cittadino di altra nazionalità, il 112 ha capacità di convertire, tradurre in 111 lingue, per cui praticamente ci risolve ogni problema. Ok, questa è una cosa che non ero al corrente, è fatta bene, e se funziona è perfetta. Più o meno i tempi tecnici di, non di intervento, perché è troppo variabile, però io chiamo 112, tempi di attesa, se sono come sono centrali? Il 112 risponde nel minor tempo possibile, ci sono addirittura 24 operatori contemporaneamente disponibili, per cui a meno che ci sia un evento particolare con un iperafflusso di chiamate, poi le centrali 112 sono svicariate l'una l'altra, per esempio quando c'è stato l'alluvione a Senigallia, l'eccesso di chiamate, le chiamate in più sono state prese dalla Toscana, per cui non vanno perse, vengono comunque recepite, poi magari c'è più tempo per attivare i soccorsi. Normalmente quindi il tempo d'attesa alla risposta del 112 è di pochi secondi. La processazione della chiamata da parte del 118 avviene in un tempo massimo, dovrebbe avvenire in un tempo massimo di 2 minuti, ma questi 2 minuti non significa che per 2 minuti noi stiamo al telefono e stiamo fermi, magari per 2 minuti cerchiamo di approfondire e capire la situazione per avere più dati possibili per poi giocarceli, però quando noi abbiamo la localizzazione e la gravità dell'evento, noi i mezzi li muoviamo in tempo reale, per cui magari sì, l'utente sta 2 minuti al telefono, ma i mezzi sono partiti già dopo 30 secondi. Ok, quindi efficientissimo. E si sentono anche tante notizie che gente va in bicicletta magari non preparata, e può succedere tanto, però deriva molto anche dalla preparazione fisica, dall'età, tipo un arresto cardiaco improvviso e la gente rimane lì, no? E dice che è successo, che è crollato. Certo. In quel caso o in altri casi che adesso magari svisceriamo, cosa è meglio fare? Cioè, ti viene da aiutare una persona che sta male, no? È quasi umano, no? Andiamo, si va in giro in bicicletta, uno si sente male, casca per terra, lo tiri su, cerchi di... Cosa è meglio fare? Cosa... Ma noi partiamo dal presupposto che tutti quelli che vanno in bicicletta, come ho detto prima, devono essere più di uno, meglio ancora più di due, quindi questo è un presupposto di base, sennò è tutto più difficile, siano persone che, diciamo così, non abbiano fatto corsi di... pronto soccorso, eccetera. Si parte dal presupposto peggiore, no? Certo. Per indirizzare. Ora, se dovessero chiedere quali sono gli scenari, diciamo, più importanti e più critici da prendere in considerazione e che cosa fare in questi scenari, io, parlando anche prima con il dottor Zamponi, ipotizzavamo appunto 3-4 scenari importanti su cui i compagni di uscita si debbono preoccupare qualora dovessero succedere. Uno è stato già detto: l'arresto cardiaco, una persona perde conoscenza improvvisamente. Perché perde conoscenza? Si fanno le cose per capire se uno è o non è in arresto cardiaco, e questo ovviamente è la sindrome, cioè l'insieme di sintomi, cioè quello che può capitare più grave di tutti, perché il cuore fermo, niente sangue al cervello, cervello non ossigenato, se passano più di 3-5 minuti il cervello è irrimediabilmente perso. Quindi bisogna fare qualcosa. Altre due o tre sindromi, cioè insieme di sintomi importanti, sono il trauma cranico, e qui dobbiamo dividere se il trauma cranico ha la perdita di coscienza o l'alterazione di coscienza, quindi uno è un po' agitato oppure addirittura non risponde per niente, oppure è un trauma cranico. Poi queste sono tutte nozioni che vanno comunicate al 118, sì, quando vengono informate le domande che vengono fatte attualmente. Il trauma cranico, dicevo, con perdita o alterazione della coscienza, più preoccupante del trauma cranico con la conservazione della coscienza, dove il traumatizzato collabora, ti dice qualcosa e si inizia già a capire se la lesione è grave o non è grave. L'altro trauma grosso è il trauma toracico, dove bisogna valutare
da non medici, eccetera, la presenza o l'assenza di insufficienza respiratoria è importante. Quando uno ti dice non respiro, fa fatica. Dopo un po' che te lo dice, vedi che comunque non respira più. Questo è un, e ti dice che ha preso un colpo a livello costale. Perché capita, è capitato anche a me, che prendendo dei colpi, magari che caschi in avanti oppure sulla schiena, che ti capotti su un salto, c'è l'immediato non respiri. L'acuto. E ti viene a dire non respiro e non riesci a respirare, poi però passa, è ok. E lì uno si accorge che non è così grave. E quindi rientra. In realtà però quello che ci interessa è la gravità sul trauma toracico. Mi veniva in mente, una cosa che, mettimi, che mi rientra tutto. Ho chiamato già il 112, ho attivato tutto quanto. Come faccio? Fermo? Richiamo? Allora, nelle procedure del 118 è previsto che dopo la gestione della chiamata i nostri operatori richiamino l'utente, okay, per seguirlo durante tutto l'evento fino all'arrivo dei nostri soccorsi, okay, perché specie il trauma è evolutiva come patologia, okay, quindi quello che è vero in tempo zero non è detto che rimanga nel tempo successivo, per cui li teniamo al telefono per dare quelle IPA qualora ci fosse o per rassicurarlo e mantenere sotto controllo la situazione. Poi qualora il quadro che dovesse cambiare si danno le istruzioni relative all'evoluzione della cosa. Invece mi veniva da pensare adesso, mentre parlavi dell'arresto cardiaco, che dobbiamo distinguere se ci mettiamo in un contesto di bikers amatoriali che vanno in montagna rispetto a società sportive vere e proprie, certo, che fanno invece un'attività organizzata di bikers agonistica, perché in questo secondo caso la normativa nazionale prevede che le società sportive e con esse gli impianti sportivi, certo la montagna non può essere considerata un impianto sportivo, ma la società sportiva che gestisce quell'evento probabilmente sì, si deve dotare del defibrillatore semiautomatico. Quello sì. Per cui questo è un vincolo, tra virgolette, se passiamo sulla parte organizzata, passiamo dalla parte agonistica, per sì, cui probabilmente quella società sportiva, oltre a dotarsi del defibrillatore, che è un dispositivo con una batteria e una parte elettronica in grado di riconoscere l'arresto cardiaco e di erogare la scarica qualora ci fosse bisogno, però si dovrebbe dotare anche del corso poi basta uno, non è che tutti quanti devono essere, qui parliamo di eventi, però ecco appunto, giusto per completezza, sì, sì, no, domani mattina in montagna se ci vai come cittadino non c'è questo obbligo, assolutamente. È quello che dicevamo prima, cioè cosa deve fare il ciclista che va in montagna, quali sono le cose che deve saper comunque fare in maniera immediata. Quindi stavamo parlando del trauma toracico e vabbè, lì ovviamente seguire le indicazioni dell'operatore di centrale. L'ultimo grosso insieme di patologie che possono capitare, l'emorragia profusa, per cui in questo caso si vede chiaramente che l'amico di uscita, insomma di giornata, perde sangue, in qualche modo è vitale cercare di tappare questa uscita, sì. Chiaramente se è facile, se è su un arto, è più difficile se è dentro nella pancia o se è dentro nel torace o addirittura se è intracranica, questo non lo possiamo neanche sapere. E quindi la cosa principale è riuscire ad attivare la comunicazione con gli operatori del ex, diciamo così, 118 e seguire in base anche a quello che dicono, e ricordiamoci che quello che dicono lo dicono perché noi siamo stati coloro che li hanno informati di quello che sta succedendo. Dopodiché si aspetta. Sì, l'uniche due perché poi c'è il discorso ambulanza attivata o elisoccorso attivato, e non dipende da noi, questo dipende da loro. Certo. L'uniche due manovre che non hanno controindicazioni, che possiamo suggerire comunque in qualsiasi caso, è che qualora portasse il caschetto può essere slacciato, quello sì, non rimosso ma slacciato. Okay, la seconda manovra che può essere fatta comunque, ancor più d'inverno ma anche in estate qualora il clima fosse particolarmente caldo, è la termoprotezione, quindi coprire dal sole o peggio ancora dalle intemperie, dal freddo, in attesa che arrivino i soccorsi. Questo può essere facilmente fatta. Una cosa da evitare invece è mai mettere cuscini o equivalenti sotto al capo. Ah sì? Perché uno sembrerebbe, pensa, beh, lo faccio sta più comodo, invece flettendo il capo si ostruiscono le vie aeree. Estendendo il capo le vie aeree si vedono. Quindi lasciamolo com'è, ma non mettiamo nulla a piegare il capo verso l'avanti. Può capitare che in qualche brutta caduta, tanto si va veramente su sentieri anche abbastanza pendenti a volte,
può capitare che un capottamento sull'anteriore si rimane veramente giù col collo. Quella è una situazione magari limite, però in quel caso se dico, che ne so, non riesco a muovere, non sento, però riesco a parlare, sono cosciente, però sto scomodo, non riesco a respirare, cioè è difficile aspettare magari 20 minuti senza fare niente. È difficile anche da parte di quelli che sono intorno, no? Se non respira, sta lì e cerco di farlo respirare meglio, però sappiamo tutti che se lo andiamo a toccare. Questa domanda è tanto importante quanto difficile la risposta, nel senso che probabilmente una delle competenze più difficili da acquisire da parte dei soccorritori è proprio la mobilizzazione del traumatizzato, specie per certe dinamiche di trauma, laddove la bicicletta è una delle dinamiche maggiori, perché c'è probabilmente la proiezione, lo sbalzo, il rotolamento, è una dinamica che espone tantissimo a lesioni alla colonna vertebrale. Esatto. Motivo per cui se la dinamica dell'evento ha già determinato delle lesioni, ahimè, quel che è fatto, c'è poco. Se la lesione invece fosse presente ma non ha determinato ancora una compressione sul midollo, qualsiasi movimentazione può diventare addirittura fatale, se è alta a livello dorsale, alto o peggio ancora cervicale. Per cui qui dare dei suggerimenti generici io francamente non me la sento. No, quindi è meglio farlo respirare male per 20 minuti. Cioè, se non respira andiamo nella materia dell'arresto cardiorespiratorio. Se non respira è chiaro che il danno lasciandolo non respirare è peggiore di quello che tu faresti cercando di farlo respirare, perché se uno non respira a un certo punto viene un arresto cardiaco, non c'è danno maggiore a quello, e quindi non c'è danno maggiore. Quindi il fatto di prendere, no, di cercare di farlo respirare, cioè di favorire l'entrata e l'uscita dell'aria dalla bocca, ma niente di più, è un qualcosa che uno deve comunque... Sono casi estremi. Non respira è meglio farlo respirare, e ok, qui ci arriviamo bene tutti. Se respira male ed è messo male, accartocciato, dice che... Lo si assiste, non si sta lì... O invitiamolo a muoversi da solo, perché lui fa i movimenti che riesce a fare, sicuramente non quelli dannosi per se stesso. Ok, quindi meglio farlo se lui riesce a farlo, magari aiutiamolo nei suoi movimenti, ma forzarlo non noi... Niente, non toccate mai niente, ok. L'altra cosa, scusa, adesso sempre rispetto all'emorragia, è il corpo estraneo penetrante. Qualora uno cadesse, dovesse essere infisso da qualsiasi corpo, va lasciato, perché in quel momento è un tampone, se lo rimuoviamo rischiamo di generare un'emorragia non più comprimibile. Quindi allora, praticamente non toccate niente. Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è da toccare nulla. Mi è successo, non a me personalmente, ma molte volte, che per una rottura di una clavicola viene chiamato l'elicottero. Allora, a me personalmente è successo di rompermi la spalla in montagna, mi è successo di rompermi le costole, sono sempre arrivato alla macchina, magari con dolore ovviamente, però senza andare a scomodare tutta sta gran forza. Negli ultimi paio d'anni sembra che l'elicottero si muova molto più facilmente, almeno da noi da fuori, Cioè, veramente, uno si rompe una clavicola, chiama l'elicottero, non mi sembra una cosa che allora possa giustificare, no? Però tutto è in rapporto a dove avviene l'evento. Okay. Certo, se una frattura di clavicola, ammesso che uno abbia fatto diagnosi di frattura di clavicola, sta a 50 metri dalla propria autovettura dove ci si arriva, accompagnandolo con qualsiasi altro mezzo, ovvio che l'elicottero può essere esagerato. Ma se uno sta in una zona impervia che ci vogliono ore e ore per raggiungerlo e altrettante ore per portarlo in un'area dove può essere caricato in un'ambulanza per poi accedere all'ospedale, l'elicottero probabilmente lo sottrae non al rischio della clavicola ma a rischi diversi, che può essere le basse temperature, sopraggiungere della notte e quant'altro. Quindi è un po' il discorso che facevamo prima che ci riunissimo. L'elicottero ha due missioni, tra virgolette. Una sanitaria vera e propria, per cui anche lì si va per codice colore di gravità. Ok. Per cui un trauma toracico è un trauma importante, la clavicola può essere una manifestazione di un trauma toracico che sta sotto, che attualmente non è evidente, non lo sai mai. In quel momento non lo sappiamo, per cui deve essere fatta la valutazione. Il secondo obiettivo dell'elicottero è quello del recupero, per non esporre qualsiasi soggetto, perché uno addirittura può anche essere illeso, ma è talmente stanco che non riesce a ritornare in base. Per cui lo lasciamo lì tutta la notte e lo andiamo a recuperare il giorno dopo. Ah, ok. Per cui in quei casi si può attivare, è previsto, ci sono i protocolli. Certo, sempre in sicurezza, perché dicevamo prima, non c'è una cosa quella di oggi, non è che l'elicottero non vede e va comunque dove non vede, mettendo a rischio l'equipaggio stesso e senza portare nessun beneficio al paziente. Interverremo magari via terra, perché dicevamo prima, noi in ambiente ostile o impervio che sia,
ci avvaliamo anche di corpi di intervento tecnici, i vigili del fuoco da un lato, il soccorso alpino dall'altro, quindi non è esclusivamente l'elicottero, sono anche le squadre a piedi che intervengono con, sapendosi muovere in quell'ambiente specifico. L'altro vantaggio dell'elicottero è che porta immediatamente il medico al paziente. Certo, più veloce possibile. Da lui, senza aspettare che il paziente venga portato in ospedale. C'è già il medico che va lì e incomincia a inquadrare, può fare delle cose che gli altri non fanno, ovviamente. Una cosa che mi interesserebbe poi per chiudere, che poi andiamo a mangiare, cosa portarsi secondo voi due? Di piccolo, di utile però, dentro il marsupio o nello zaino? Il cellulare carico. Ok, sì. Coperta termica, esistono le medalline che pesano pochissimo, infatti ci sono dei 10 kit. Euro costa molto di più, e qualche liquido, non l'acqua solo serve poco. Disinfettante. Il disinfettante non è che uno muore perché non si disinfetta nell'immediato, quindi io non lo vedrei come una dei... Niente. Io invece stresserei, anche se non è la mia materia, sono medico dell'emergenza, quindi intervengo quando ormai è tutto successo, stressare un po' sulla prevenzione, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, quale caschetto, protezioni varie, via quello dicendo, siamo che quello sempre, è il massimo investimento, lavoriamo prima e sporci dopo. Quindi pettorine, ginocchiere, casco, tutto quello che serve per andare in sicurezza. Oggi la tecnologia si mette a disposizione qualsiasi cosa. Ci sono cose molto comode, infatti... Addirittura gli airbag. Sì, sì, sì. Poi se uno vuole, se un ente, un negozio come questo, vuole, diciamo, perfezionare alcune cose, può benissimo indirizzare qualcuno del gruppo a frequentare qualche corso. E questo ovviamente dà un patentino, dà un qualcosa che abilita anche a fare qualche manovra in più. E dove si fanno questi corsi? Come facciamo? Come si potrebbe fare? I corsi di pronto soccorso normalmente vengono organizzati dall'associazione di volontariato, Croce Rossa, Ampas. Okay. Ogni città ha le sue gialle, verdi, via dicendo. Quindi si va sul sito, si vede ci sono dei corsi e si va. E la propria realtà, annualmente le associazioni di volontariato fanno da 1 a 2 edizioni di corso di soccorso. I corsi di rianimazione cardiopolmonare, invece, rendersi conto sia in arresto o non in arresto quale manovra fare, e l'abilitazione all'uso del defibrillatore, invece sono corsi erogati da centri di formazione che devono essere autorizzati e accreditati nella Regione Marche. No. Quindi basta andare sul sito della Regione Marche e vedere i centri di formazione che sono abilitati. Un corso per laico dura 5 ore, quindi è abbastanza banale, e ti rilascia un patentino valido su tutto il territorio nazionale. Questa è un'informazione utilissima. Direi che ci siamo detti abbastanza tutto. Ricordavo l'applicazione che si chiama Where Are You 112. 112. Quindi scaricatela tutti, che almeno siete tutti subito individuabili. Grazie a tutte e due. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.